Ho conosciuto Pietro, penso, 3 anni fa, tramite un ragazzo che ho accompagnato a Kyoto e mi ha detto: "Guarda Marco, secondo me prova a guardare questo ragazzo, è molto interessante quello che fa." L'ho iniziato a guardare, l'ho iniziato a seguire e dicevo: ma come cavolo fa ad avere così tanta interazione? E poi diciamo che i suoi video sono abbastanza semplici. E dopo, adesso che ho avuto l'opportunità di incontrarlo, finalmente ho capito il vero motivo. È che il vero motivo è proprio che lui è una persona semplice e Pietro è una persona veramente amabile. Perché, non lo so, il primo sentimento che ho avuto al momento in cui poi ci siamo lasciati è, cavolo, mi mancava, perché mi mancava, ha una personalità abbastanza forte. Buon video ragazzi, mangeremo la Kobe e tante altre cose. Ragazzi, il nostro chef ci sta cucinando la carne di Kobe. Piero, è la prima volta che l'assaggio. La prima volta questo. Vediamo come andrà. Ragazzi, abbiamo deciso di andare a mangiare la carne di Kobe. Non potete sentire la buona, è stupenda. Mamma mia, che bello. La morbidissima. Con Piero, viene direttamente da New York, ora si trova a Kyoto. Quali sono state le prime impressioni? Rispetto a Tokyo, Kyoto è molto bella perché non so, uno può contemplare di più la bellezza circostante, i paesaggi, i templi, più rilassata. Quindi è un bello stacco da Tokyo. Esatto, e poi ha visto anche tanti kimoni mentre stavamo camminando, questo ti ha No, impressionato molto? no, qua sono belli, più di Tokyo, a Kyoto i kimoni hanno colori fantastici, penso che i tessuti siano più pregiati, forse anche i denti, tutto. Poi non è una città molto alta, quindi è a misura di Certo, loro. nessuno può. L'atmosfera generale mi è piaciuta. Sì, mi è piaciuto molto. Bene, poi dopo anche parlare della pagina di Facebook di Piero, che lui gestisce il mio viaggio a New York. Molti di voi già lo conosceranno sicuramente. Quanti anni è che è partita la festa? Abbiamo iniziato 4 anni fa, penso. Adesso penso che durante il viaggio qui a Kyoto raggiungeremo 1 milione, proprio in questi giorni, ma con 10.000 like. E raccontiamo New York con la passione di chi ama qualcosa e la vuole condividere con gli altri. Un po' Bello, come bello. fai tu con il Giappone, no? Sì. Racconti ciò che ami. Sì, infatti diciamo che la nostra conversazione è stata abbastanza fluida, nel senso ci capivamo a vicenda, in Sì, è poche facile capirsi. parole. Abbiamo avuto una storia simile, ecco, dai. Molto, molto Molto simile, simile. Il molto. successo suo non è paragonabile al mio, però dai, diciamo che il concetto è quello. Tu quanti anni hai, scusa? Io sono 35 anni. Io 39, ho iniziato a 35, Ah, quindi. quindi dai, ho ancora 4 4 anni, anni. ragazzi. Io iniziavo 4 anni fa, quindi. Ma ne dimostri molto meno, in realtà. Eh sì, perché
faccio una vita dissoluta. Aiutati, sei giovane. Bevi molto tè verde. Non muoio, non ho fastidio. Bevi molto tè verde. Molto caro, 300 caffè al giorno. Io, sì. Bene, guardi, auguriamo un bel viaggio a Piero, che dopo andrà anche in Corea. Vado sabato in Corea del Sud, poi ritornerà poi Tokyo. A Tokyo, poi ci ritorna a New York, sì. E ritorna alla routine. Posso farti una domanda? Vai, vai. Come sono le donne di Kyoto? Le donne di Kyoto sono molto riservate, sì. Che mentre tu cammini tu pensi che tu non ti stanno guardando, ma in realtà ma ti stanno guardando. Rispetto a quelle di Tokyo? Quelle di Tokyo invece sono un po' come a Milano, nel senso sanno quello che vogliono, hanno più confidenza, si vestono leggermente meglio. E diciamo che sono un po' più di classe. Con tua moglie in che lingua parli? Con mia moglie parliamo in americano. E i tuoi figli in che lingua parli con i tuoi figli? Io parlo con i miei figli, parlo un po' inglese e un po' italiano, quindi un misto, anche se io li provo a parlare italiano, comunque mi rispondono in giapponese. Un creolo. bene. Anche io sono soddisfatto delle risposte. Beh, grazie, vero. Bene. Quindi ragazzi, grazie per aver visto il video, io vi faccio vedere anche altre immagini. Muifire. Come si chiama questo bar? L'Escamur. Direttamente a Kyoto, sì, al centro di Kyoto, in Kyoto. Vedete quante sorprese ci regala. La fiamma, ragazzi, bellissima. Alla prossima, ragazzi!